Espansioni e recessioni, identificazione e interpretazione dei cicli economici in Italia utilizzando i dati storici di contabilità nazionale. Alberto Baffigi, Banca d'Italia. Sì, questo è un lavoro che ci è stato chiesto dagli organizzatori del convegno e serve un po' a dare una cornice alla storia economica d'Italia, messo a disposizione di tutti i partecipanti. Il convegno nel titolo focalizza le grandi crisi, è ovvio anche, insomma, siamo nel mezzo della grande recessione, però la storia d'Italia ovviamente comprende anche momenti di prosperità, di crescita. Noi facciamo questo, cerchiamo di identificare i vari periodi che compongono la storia d'Italia nei 150 anni con strumenti statistico-econometrici applicati a dati che abbiamo ricostruito, ai dati che abbiamo ricostruito nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Già allora fu un'importante e interessante collaborazione tra Istat e Banca d'Italia e l'Accademia. Ora abbiamo aggiornato quei dati al SEC 2010, che altro? Ecco, è una squadra composta da due econometrici, da due statistici e da due storici economici.